E adesso dedichiamo questo articolo a Jessica Antonini e Davide Lo Russo. In primis, insomma, si sapeva chiaramente che fra Jessica e Davide era tutto finito. La stessa Jessica aveva parlato chiaramente chiedendo di aspettare. Ma insomma, comunque, si era capito chiaramente che fra di loro la storia era finita. Insomma, le parole di Jessica Antonini su Davide Lo Russo non facevano presagire nulla di positivo. Chiedeva di aspettare. Qualcuna di noi si era in parte illusa, in quanto pensava che magari forse ci fosse un tentativo estremo di riconciliazione, ed invece c'era solamente in uscita l'intervista al magazine di Uomini e Donne e praticamente la loro storia già una settimana fa era già conclusa. Dice Jessica Antonini sulla fine della storia con Davide Lo Russo. Jessica Antonini. Pensavo di avere al mio fianco una persona che rispettasse me e mio figlio, ma così non è stato. Sono stata lasciata di punto in bianco, senza delle valide motivazioni al mio fianco, evidentemente non avevo un uomo intenzionato a prendere questa relazione sul serio. E di qui l'ex tronista di Uomini e Donne di Maria De Filippi entra nello specifico dicendo che a fine maggio sono stata a casa sua, poi ci siamo salutati alla stazione del treno. Lui era strano ed è scappato via. Da quel giorno è sparito. Non mi ha più chiamata, neppure quando è venuta a mancare la mia migliore amica. Così ho messo tutta la sua roba in uno scatolone e gliel'ho spedita a casa. E insomma, il racconto che fa Jessica Antonini è molto triste. Sinceramente non avevo capito che si erano lasciati così male e invece sempre, la stessa ex tronista precisa che oggi mi rendo conto di aver sbagliato. Per 5 mesi Davide non è mai voluto venire a casa mia. Mi diceva che non riusciva a gestire il suo corso di doppiaggio a distanza, nonostante le lezioni fossero online. E così andavo io da lui. C'erano dei problemi anche nella nostra intimità. E qui sinceramente, ma secondo me Jessica parla in questa maniera perché è arrabbiata, delusa, insomma è ancora molto a caldo. Infatti dice: ho sempre rispettato le insicurezze altrui ed ero convinta servisse solo un po' di pazienza. Non voglio avere alcun contatto con lui. Ascoltare mio figlio, dispiacersi per l'assenza improvvisa di Davide, dopo tante promesse, è stato troppo doloroso. Sinceramente ribadisco, ci sono un po' rimasta. Pensavo che si fossero lasciati in maniera molto meno dura. E invece c'è della ruggine. Sapere qualcosa sul fronte Davide Lo Russo è difficile. Infatti lui è sempre stato molto chiuso, molto poco social, diciamo. E infatti questa sua linea si sta mantenendo anche in questo caso. Ora è ovvio che molto difficilmente sentiremo delle repliche da parte sua, e insomma è abbastanza palese che la storia si possa considerare conclusa. Insomma, si sono lasciati talmente male che dubito in una riappacificazione. Comunque, come al solito, staremo a vedere e ovviamente, nel caso sei faremo sapere.